Nella prima gara post pausa natalizia, la Bioresolve di Castrovillari, falcidiata da infortuni e indisponibilità dovute a febbre e virus vari, deve arrendersi alla kermesse di Spezzano Albanese al gran completo. L'assenza del martello Beraldi, infortuni al ginocchio e con Diana Graziano al 50%, bagna le polveri dell'attacco rossonero che in condizioni normali avrebbe potuto giocarsi il match fino in fondo. Malgrado tutto però le lupette si giocano i primi due set arrendendosi solo nei finali. Un po' per qualche errore gratuito della Bioresolve, un po' per punti fortunosi conquistati dalla kermesse in momenti topici del set. Il sestetto di coach Graziano molla nel finale perdendo 18-25, 20-25, 12-25. Nel terzo set c'è spazio anche per l'esordio di Festa e di Botta. Allora, siamo con Festa, esordio assoluto in Serie C, e con Noah Russo che invece da qualche settimana, anche prima della pausa natalizia, aveva giocato in Serie C. Intanto un'emozione per te, raccontaci che cosa hai provato. Vabbè, devo dire che in questo periodo sono stata influenzata anch'io come le altre mie compagne. Ho sostituito oggi Diana Graziano e ero molto... Sono stata felice, comunque è un'emozione per me, e comunque giocare contro gente di alto livello, perché comunque si è visto oggi, però per il resto ho dato il mio meglio. Giochi al libero, giochi da opposta, insomma, cioè, voglio dire, stai girando tutti i ruoli, e qual è quello che però più si addice a te? Beh, a me piace difendere tantissimo, quindi direi il libero, però opposto è il mio ruolo e me lo sento più per me. Eravate falcidiate da infortuni e malattie, insomma, cioè veramente... Era una situazione un po', Diana sta male, Giusy ha avuto l'influenza, quindi eravamo molto scosse, però ce la siamo cavata. Un periodo peggiore di questo non l'abbiamo mai avuto e stiamo affrontando questo campionato e devo dire facendo anche un po' di punti con una squadra decimata. Oggi proprio in campo c'era Diana che era alla prima uscita, fino a ieri ha vomitato con la febbre e non doveva stare in campo, però è la figlia dell'allenatore, alla fine si sacrifica, va in campo ma non ha retto per niente. E Giusy Saieva ha avuto l'influenza per tutte le vacanze. E la Noah è stata fuori con la famiglia perché ha raggiunto la sorella all'estero. Insomma, non ci siamo allenate neanche tanto. Tra l'altro nelle vacanze abbiamo partecipato a un torneo interregionale Under 18 e anche lì siamo arrivati quarti, non succedeva da tanto tempo, perché purtroppo siamo andati con una squadra decimata. Ha giocato contro le Under 18 a livello interregionale, abbiamo messo in campo un Under 14-16. Certo, hanno fatto esperienza, tutto sommato le esperienze sono sempre positive, però insomma stiamo attraversando questo periodo che spero ormai... insomma si vada verso l'anno nuovo, già ci siamo, però insomma con una situazione diversa nella pool retrocessione, perché purtroppo questo ormai faremo. Pazienza, però c'è un problema di cui la federazione deve farsi carico, perché non è possibile giocare contro tutte queste straniere in campionati di Serie C regionali e non c'è però per loro la possibilità di giocare in Serie B. Per cui anche una squadra che riesce a vincere il campionato con le straniere, dopo si comincia ad aprire il mercato e si mandano le straniere in altre squadre di Serie C. Per cui che senso ha vincere un campionato se poi in B devi per forza rifarti una squadra? È una cosa che non va. E in ogni caso, insomma, noi abbiamo fatto un po' di esposti verso la federazione, qualcosa dovrà cambiare, perché non è possibile. Nello Spezzano, voglio dire, faccio a loro i complimenti per aver vinto, però ci sono due brasiliane di alto livello, è inutile nasconderlo, perché hanno un vissuto, c'è scritto su internet, basta aprire, di livello alto, e ci sono due bulgare, insomma, diciamo che il lavoro che si deve fare, questo, tutto ciò porta problemi nelle nostre giovanili, nelle nostre rappresentative, in tutto il movimento calabrese della pallavolo giovanile, e quindi è una cosa che va rivista, secondo me.